veramente meritato da Bruno Mondelli, che si è fatto non in quattro, in 44, non so, per realizzare questa manifestazione. E come lui ha ricordato, il nostro dialetto patrimonio culturale si pone l'obiettivo di contribuire effettivamente a tenere viva la tradizione della lingua locale, che fortunatamente rivive anche in molti lavori teatrali sicontini, ha ispirato poeti, è stato oggetto di studi e ricerche che hanno portato alla pubblicazione di saggi, libri e persino vocabolari del dialetto sicontino. Questa seconda edizione si apre con il rendere omaggio a Cristanziano Serricchio. Cristanziano Serricchio e Franco Pinto, accomunati tra l'altro dall'essere stati insigniti del Laurentino d'Oro, istituito nel 2011 dall'amministrazione comunale di Manfredonia per onorare coloro che attraverso l'arte e la cultura hanno dato lustro alla città. Il primo a riceverlo nel 2012 fu proprio Serricchio. Nato a Monte Sant'Angelo, ha vissuto quasi 70 anni a Manfredonia, dove tuttora vivono figli e nipoti. È venuto a mancare il primo settembre del 2012. Preside, scrittore, saggista, storico, archeologo, poeta. Raffaele Nigro ha scritto di lui: siamo di fronte al maggior poeta vivente della Puglia, un poeta che ha attraversato periodi e correnti dell'ultimo mezzo secolo, imbevuto dei sentimenti lirici e delle esperienze letterarie di primo Novecento. Per la sua opera nel 2003 Mario Luzzi gli ha conferito il premio Una vita per la poesia. Nel 2012, poco prima della sua morte, la Regione Puglia aveva accolto la proposta della sua candidatura al premio Nobel per la letteratura. Serricchio si è cimentato anche con la poesia in dialetto, nel suo dialetto, quello di Monte Sant'Angelo, il paese della sua infanzia, ma le ha scritte qui a Manfredonia, dove ha vissuto appunto per tantissimi anni. In realtà non ne ha composte molte, ma quel poco gli è bastato per farlo riconoscere come uno dei maggiori poeti dialettali meridionali del dopoguerra. Ha sempre creduto che il dialetto, e quindi il linguaggio del popolo, fosse il linguaggio originario. In cui il poeta appunto dà quasi un senso alla sua opera che ha pubblicato. In questa poesia il poeta appunto parla di quello che vi dicevo, della vita, di ciò che è la vita. E lasciamo parlare il poeta. Mi sono messa a scrivere parole da tanta latina. Non è male con le giù. Da quando ci vera, per la latina ognuna mi mizza la via nuova, attorno al cuore. A cerere, correre la media, a trarre vita come un sogno, e mi porro quella, zoppa e zotto, come un ombrico. Parò, mele, ma magari era una onda del sete, una penna, una dolce di carezza. Ah, così, la rivi, parole nessuna, e non la vinnere burla, di pensiera o non, alla vendetta, di tanta da paura. Vi recito adesso una poesia che a me sta tanto a cuore, che ho sentito declamare dalla viva voce del poeta, al quale mi ha legato una stima e un'amicizia profonda, che si chiama Quella parola. E il poeta cerca una parola ed è veramente un sussulto di parole dialettali incredibile, perché quella parola che non riesce a trovare finalmente alla fine la scopre e la stringe al suo seno come una innamorata. Mo quella parola che teneva a mente subito hanno con manna mia e scendeva da un circuito alla lente di luce.
qua la mele, bombe ci cioca la maccione, da ponte ci affaccia e da ponte ci soffonna, o ci ammaciona dalla paglia dell'uccello, o vonna l'arena un voleta del resiste. E gli sembrano rutite, nutrimente, nascitamente da che per decore, per dar fronte la sferra della merda. Ma io non mi avvento a scavitare a fondo a fondo per dannascarla, sudagarla, sopportarla, scomogliarla, non carbonire per arrastarla. O meglio, non ammurete per grabbarla. E alla fine a chiedere a guandere, carbarla ancora. A come una volta per genetto, una quattrina, scherza, stringa un bit. Grazie.